Bonjour, mia family! Siete pronti per un video pazzesco, assurdo, incredibile, che io sinceramente ho paura di filmare? Ebbene sì, sto per fare il video Makeup Challenge Underwater, lo stanno facendo tutti, è partito dagli americani, adesso ho visto che lo stanno facendo anche alcuni youtubers italiani e quindi ovviamente non potevo sottrarmi a questa challenge pazzesca e quindi sono qua nella nostra piscina, bellissima. E adesso proverò ragazzi, non so che cosa ne uscirà, calcolate che ovviamente non prometto nulla, secondo me sarà un disastro, comunque proverò a truccarmi sott'acqua. Proviamoci, let's go! È difficilissimo stare sott'acqua, guardate quanto è difficile, stendo il primer. Il fondotinta è la cosa più difficile, non so perché, ma non riuscivo a stare sott'acqua, quindi poi mi sono tenuta, vedete più avanti, vado a stenderlo su tutto il viso, non chiedetemi il perché ragazzi, ma mi sono dimenticata del naso, quindi sono tutta bianca e il naso a mo' di Rudolph, la renna, se avete presente, ecco, poi vado a sfumare per bene il tutto, oltre al naso. Ok, correttore un po' più facile del fondotinta, lo applico sotto gli occhi e sulla fronte, un pochino sul mento, solo che non si vede perché non vedevo l'inquadratura. Ok, questo è lo step in cui andiamo a rendere il tutto quantomeno un po' più decente, non posso dire decente, ma un po' più decente. Bronzer, beh sì, diciamo che è abbastanza disastroso, ma vado a stenderlo. Beh, però ho azzeccato bene i punti dove applicarlo, eh? Anche qui vado a sfumare per bene il tutto con la mia Beauty Blender, sia i lati del viso che sotto gli zigomi, l'ho messo anche sotto il mento. Non stendo sempre l'illuminante, ma non potevo perdermi questo step, ragazzi. E lo stendo insomma in tutte le zone che voglio illuminare e poi vado a picchiettare per stendere il tutto. Notare che il mio naso è rimasto rosso, mannaggia. Ah, ok, l'illuminante sul naso sì. Ok, il blush ovviamente sulle guance, non so perché ma non credo si veda particolarmente il blush, forse l'ho sfumato troppo, boh, non lo so, non scrive più, non lo so. Ok, l'ombretto è stato molto difficile da applicare, ma credo di avercela fatta. Era difficile da togliere dal pot, dalla confezione, però credo di avercela fatta. È abbastanza naturale come colore. L'eyeliner è stato lo step peggiore di tutti, perché questo eyeliner è troppo spesso e io senza specchio e poi in più sott'acqua non vedevo dove lo stavo applicando ed ho fatto un patatrack. Cioè è veramente disastroso, disastroso. Il mascara invece è lo step di cui vado più fiera e sono riuscita ad applicarlo in maniera abbastanza decente sulle ciglia superiori, diciamo. Pensavo peggio anche se mi sono macchiata un po' ovunque, diciamocelo, ma è così che doveva andare. Penso di averlo applicato anche sui capelli, vi dico la verità. Ma appunto, strano ma vero, pensavo non restasse sulle ciglia, invece strano ma vero è rimasto sulle ciglia e l'ho applicato ovviamente, ecco vedete che poi ho tracce di mascara su capelli, fronte, ovunque, insomma. Anche qua sono molto fiera delle sopracciglia, non so come, ma se sorvoliamo tutte le macchie nere, eccetera, le sopracciglia possono quasi sembrare decenti, in questo trucco, devo dire. Sono molto molto fiera di questo step, sono riuscita a seguire la linea delle mie sopracciglia, insomma naturale, senza esagerare, poi il colore insomma è decente anche sott'acqua, ci piace. Ovviamente pettinarle, non potevo saltare questo step, notare il mio sguardo preoccupato ma al tempo stesso divertito. E arriviamo allo step bomba, ragazzi. Il rossetto, non potevo scegliere il rossetto nuance migliore, ovviamente un bel rosso fuoco che non si sa perché, ma non, cioè, scrive, però io l'ho applicato veramente in un modo osceno, ma ovviamente non avendo lo specchio è questo, quello, sembro un clown.
Oh mio Dio, mi sono vista in questo momento, posso dirvi la verità? Allora, a parte che è stata un'esperienza assurda, quasi mistica, perché stare sott'acqua con il silenzio più assurdo, tu sei là che cerchi di truccarti, è una cosa veramente da provare ragazzi. Comunque vi devo dire che pensavo fosse più semplice, perché tutti i video che ho visto su YouTube erano tutti così tranquilli, così, forse perché sott'acqua effettivamente è tutto così tranquillo e così, sì, silenzioso, però tu sei là che cerchi di truccarti quando ti manca respiro, tipo in apnea, tipo... È stata un'esperienza da fare, un'esperienza, però appunto pensavo più facile, non è facile trattenere il respiro per così tanto tempo, perché non ho fatto pause, ho fatto, cioè ovviamente tra un trucco e l'altro ho fatto una pausa, però non mi sono fermata. E mi manca sinceramente adesso un po' il respiro, devo dire la verità. Mi strozzo adesso che sono uscita dall'acqua. Comunque, beh, vorrei dire che non mi sembra male questo trucco, ma non posso, cioè non posso mentirvi. Allora, credo che, non so che cosa sia questo puntino nero e ce ne sono tanti. Comunque, il mascara direi che è la cosa più decente. E direi che il mascara waterproof di Dior è pazzesco, perché cioè ti mette il mascara e resta lì anche se lo applichi sott'acqua. Quindi bravi quelli di Dior. Il rossetto Inglot di Jennifer Lopez, anche questo super resistente all'acqua, perché cioè non si è sbavato. Cioè l'ho sbavato io mettendolo male, perché ovviamente non vedevo nulla, non avevo specchi, non avevo nulla sott'acqua. Ci tengo a sottolineare, non avevo uno specchio, altrimenti penso sarebbe uscito leggermente meglio, leggermente più decente. Però non mi sono occhiata nemmeno i denti, che è un miracolo. Ovviamente è tutto storto, però anche il rossetto Jennifer Lopez Inglot resiste molto molto bene anche sott'acqua, devo dire. L'ombretto Kiko in crema mi sembra anche che sia abbastanza decente, anche se questo era molto difficile prelevarlo sott'acqua, devo dire. Vedo un po' di terra Benefit, sì, e credo di averla sfumata anche in modo abbastanza decente. Ripeto, non mi vedo allo specchio, mi vedo soltanto così in videocamera, quindi quello che posso capire non è tantissimo. E poi ho ancora gli occhi tutti, cioè, bagnati di cloro, quindi vedo e non vedo. E ho cercato di mettere il mascara anche sotto, il che secondo me è uscito un po' un disastro, perché mi ha macchiato tutto quanto. La cosa che è anche abbastanza decente, credo, che cosa ne dite, sono le sopracciglia. Le sopracciglia, devo dire, matita di Benefit ha resistito, o forse sono io che vedo male in questo momento, non vedo fondotinta, o forse l'ho steso molto molto bene, o forse ne ho applicato troppo poco. Comunque, questo è il nostro look finale di oggi per la nostra Underwater Makeup Challenge. Questo è il look. Intanto voglio ringraziare anche il mio regista. Grazie pupetto regista, grazie che mi hai aiutato tantissimo, mi ha tenuto la GoPro e mi ha aiutato con i trucchi eccetera eccetera. Come, cosa pensi del fatto che io mi sia truccata sott'acqua? Beh, un'esperienza comunque da rifare, però. Da rifare? Sì, ma anche no? Da migliorare. Ah, ecco, grazie, grazie. Beh, dobbiamo dire che Tomas è sempre onesto, è sempre onesto. E cosa ne pensi del trucco che io ho in questo momento? Pieno di sbagli. Grazie. Tu brutto. Però apprezzi l'impegno? Sì, quello sì. Ah, grazie pupetto. Sì. Infatti io ti ho detto già prima che potresti fare la stessa cosa con le bombole. Sì, è vero. Tommaso ha detto, perché non porti il tutto al next level e ti metti le bombole e lo fai proprio sott'acqua con le bombole d'ossigeno? Cioè, ma non solo, ma praticamente potrebbe fare con le bombole d'ossigeno, ma anche potrebbe farlo con lo specchio. Certo, sì, beh, è vero. E infatti forse dovevo prenderlo uno specchio, però non so se sott'acqua vedevo poi tanto, sinceramente, vabbè. No, beh, vedresti, perché ti metteresti la maschera sopra, ti faresti tutto e poi alla fine toglieresti la maschera e faresti solo gli occhi. Ah, ok. Sì, questo è proprio molto professional, troppo professional per questa challenge, che doveva essere underwater senza bombole, senza niente, senza occhialini, però era già così, verrebbe proprio perfect. Quindi questo è davvero tutto, volevo soltanto aggiungere questo ringraziamento al nostro cameraman per oggi. Questo è davvero tutto, spero vi sia piaciuto questo video, noi ci vediamo. Allora, questo video lo vedrete domani che è martedì, quindi noi ci vediamo domani che è mercoledì con un video in cui sarò truccata più decentemente di così, promesso. Bacio grandissimo. Ciao, a domani mia family. Ciao ciao.